Signor Lina! Ma che siete pazzi? Ma voi siete matti, volete venire a fare queste follie qua? Ma morite, mi fate morire di crepacuore pure a me, perché sono un bambino io. Oh, ma sto pelato grassone che vuole? Ehi, pelato grassone, ma chi vi credete di essere che fate i gradassi? Guarda che io faccio... basti quattro scimoni... Maria. Maria. Ma che fai qua? Ma che ti sta succedendo, amore? Che ti sta succedendo? Dimmelo. Io e loro ti vogliamo bene. Non fare quegli occhi così, dimmi qualche cosa, sputami in faccia, dammi un cazzotto, ma non mi tirare fuori dalla tua vita. No, no, mi sto buttando dal bungee jumping, grazie, ciao. Vieni. Scendi, salgo io, va bene? E io mi butto con lei. E non me lo potete proibire nessuno. Nonno, ti prego! Io sto male! Sto male! Basta, lasciatemi in pace! Ma perché fai così? Perché fai così? Stai male, per questo io voglio portarti a casa. Portami da Reggie, non ce la faccio più. Sì, andiamo. Con l'evidente conseguenza delle mie dimissioni. Ma che cos'è, uno scherzo? È solo scherzo. Sono le mie dimissioni. È allegato sulla relazione sui conti del poliambulatorio. Amore, che dici? Tagliando il mio stipendio, il bilancio torna inattivo. Diglielo tu, Gualtiero. Che cosa le devo dire? Che il suo futuro marito sta gettando alle ortiche la sua carriera per una stupida presa di posizione? Sì, da quando ti conosco che dico sempre sì. Adesso seguo la mia coscienza. Ah, bene. E allora veditela con la tua coscienza. Andiamo. Qua. Andiamo. Arrivo. Amore, perché ti è saltato in mente? Mi dispiace, mamma, ma c'è un altro sì che non posso più dire. Te ne avrei voluto parlare da tanto tempo. C'è di mezzo quell'indiana, vero? L'avevo capito, sai. Da quando sei qui a Roma sei un'altra persona, sei diverso. Io non ti riconosco più. Lo so. E lo prendo come un complimento. Mi dispiace. Anche a me. Tu al posto mio cosa avresti scelto? Te o i tuoi amici? Non lo so. Io non ho amici. E forse non li voglio neanche avere. Lo immaginavo.